Non è facile distinguere il congiuntivo potenziale dal congiuntivo dubitativo, anche perché, fatta eccezione per il perfetto congiuntivo, i tempi del congiuntivo potenziale corrispondono ai tempi del dubitativo. Esistono tuttavia alcune differenze significative che possono aiutarci a stabilire se il congiuntivo indipendente eventuale esprime un dubbio o una possibilità. Analizziamo questo breve passo tratto da una lettera che Cicerone scrive ad Attico nel 50 a.C. Pompeo gli ha chiesto un parere sulla possibilità di bloccare la candidatura di Cesare al consolato. Quid dicam, si chiede Cicerone, non est locus ad tergiversandum. Dicam è un congiuntivo indipendente dubitativo per due motivi. Il primo, la frase è interrogativa e il congiuntivo dubitativo si trova sempre in un'espressione interrogativa. Secondo, il soggetto è determinato, il dubbio sul da farsi riguarda Cicerone, non un soggetto indeterminato o un tu generico. E il congiuntivo dubitativo presenta sempre un soggetto determinato. Tradurremo quindi, che cosa dovrei rispondere? Non è questo il momento di tergiversare. Ancora un altro esempio, questa volta tratto dal video Cicerone difende il poeta Archia. Quecum ita sint, iudices, Archiam civem Romanum iure esse, quis neget? Anche in questo caso abbiamo un congiuntivo indipendente con valore eventuale che ricorre in una frase interrogativa. È neget, congiuntivo presente, terza persona singolare di nego, negare. È un congiuntivo presente che potrebbe esprimere un dubbio o una possibilità riferita al presente. L'elemento discriminante in questo caso è dato dal pronome interrogativo quis. Il soggetto è indeterminato e con il congiuntivo potenziale il soggetto è il più delle volte indeterminato. Siamo dunque in presenza di un congiuntivo con valore potenziale. Quis neget? Chi potrebbe negare oppure chi negherebbe che Archia è di diritto un cittadino romano?